Ciao ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul canale e un caloroso benvenuto a chi si trova sul vaghetto della papessa per la prima volta. Io sono Rose e con questo video interattivo vedremo insieme lo stato del vostro primo chakra. Il primo chakra, detto anche chakra della radice, è collegato alla terra e ai bisogni primari. Di solito è associato al rosso intenso, ma a volte anche al nero. Io spero che questo interattivo vi torni utile. Come ho deciso di impostarlo. Sotto ognuna di queste carte ho estratto una carta che mi va ad indicare a livello generale come sta questo chakra. Visto che il chakra della radice è unico, quindi non c'è il frontale e il dorsale, ho pescato una sola carta che poi andremo ad approfondire con lo stesso mazzo di tarocchi e un altro mazzo di tarocchi. Alla fine dell'interattivo vi pescherò un consiglio del Moonology. Voglio partire prima col dirvi che il chakra della radice è strettamente connesso ai nostri bisogni primari, al nostro radicamento e alla nostra capacità di interscambiare energie con la terra stessa. Squilibri di questo chakra sono frequenti, per cui non mi sorprenderei se adesso le carte ci facessero vedere qualcosa che non va. Mi ritrovo spesso su me stessa e su tutte le persone che tratto nel quotidiano che questo chakra o è un po' scarico, o è troppo carico, o è troppo scarico. Quindi c'è sempre qualcosa che va in qualche modo corretto. Questo non è un deficit, semplicemente è uno di quei chakra, comunque una di quelle energie che si sporca maggiormente. Anche perché il primo chakra è anche dedicato all'espulsione delle nostre tossine, per cui vi lascio immaginare, diciamo che la sporcizia energetica può esserci. In questo interattivo io vedrò insieme a voi qual è lo stadio di partenza del vostro chakra, quindi dal punto di vista caratteriale e generale. Qual è lo stato naturale, quindi nativo, del vostro primo chakra? E poi andrò a vedere con i tarocchi qual è lo stadio attuale. Quindi, se in generale ci sono delle discrepanze, quindi che so, magari siete spesso radicati, ma questa volta in questo periodo siete un po' su di giri o avete delle problematiche, o se al contrario di solito siete distanti dalla terra e quindi non siete molto radicati, in questo periodo sì, oppure magari ci confermano le solite energie. Ho preparato per voi tre varianti: la prima con la pietra che abbiamo trovato in cava, quindi questo forte legame con la praticità e la terra, la seconda è un'ossidiana fiocco di neve, e la terza è una corniolina rossa. Sono tutte pietre che io ho associato al primo chakra. In tutte le letture sui chakra metterò la tormalina nera con l'augurio appunto che possa farvi drenare le energie negative. Vi chiedo di fare un respiro profondo e concentrarvi su voi stessi, pensare unicamente alla vostra energia. Immaginare una sfera di luce rossa poco sotto la parte inguinale e chiedervi qual è lo stadio energetico del vostro primo chakra. Nel riaprire gli occhi scegliete la variante che vi ispira maggiormente. Io spero che intanto abbiate scelto, se non avete ancora scelto, mettete ora in pausa il video e intanto andiamo alla variante numero 1. Benvenuta variante numero 1 in questo interattivo. Vediamo insieme lo stadio del tuo primo chakra. Quindi andiamo un po'. Ok, quindi anzitutto qui c'è il matto per la variante numero 1. Vediamo in generale, quale sarebbe lo stadio del tuo primo chakra? Quindi cosa mi dicono i tarocchi? E poi cerchiamo di capire insieme quali possono essere le motivazioni di tale discrepanza. Vediamo un po' in generale qual è. Allora, in generale l'energia del tuo primo chakra non sarebbe neanche male, perché fondamentalmente c'è un grande legame con la terra, è uscito il cavaliere di denari, è uscita la capacità di barricarsi, la capacità di fare dei piccoli passi, di mantenere i piedi saldi per terra e di fare le cose con pazienza. Il legame con la terra, tutto sommato, c'è. Questo è il punto di partenza, quindi caratterialmente il tuo primo chakra nella sua energia ti darebbe la possibilità di essere calmo, paziente, affrontare le cose con il giusto discernimento, con la giusta praticità, fare le cose un passo alla volta. Cosa sta succedendo in questo periodo, variante numero 1? Perché la variante numero 1 in questo momento, con l'energia del matto, la vedo un po' come se sentisse che il terreno sotto i suoi piedi si stesse letteralmente sgretolando. L'energia archetipica del matto non va proprio bene per il primo chakra. Perché essendo una carta,
cioè essendo un'energia di libertà e di stacco, quindi un'energia leggera, elevata, non si confà esattamente ad un'energia che invece è molto più radicata come quella del primo chakra. Per cui quello che vedo, variante numero 1, è che in questo momento ti senti un po' con l'energia più alta, quindi c'è una sorta di mancanza di energia o comunque uno squilibrio energetico nel primo chakra. Questo al momento non mi sembra una cosa del tutto terribile, perché comunque l'energia del matto, anche se non sta benissimo, non si trova proprio a suo agio, anzi è in caduta nel primo chakra, utilizzando un termine astrologico, comunque è un'energia che dipende anche dal tuo percorso, non è un'energia del tutto negativa e tossica, quindi non vedo un intossicamento del tuo chakra, vedo più che altro che in questo momento della tua vita tu non riesci più a radicarti, hai la testa per aria, senti, hai proprio quella sensazione che tutto si stia sgretolando, potresti sentire un esubero di energie, alternato invece a dei momenti in cui ti senti veramente scarico. Vediamo cosa aggiungono i tarocchi. Utilizzerò una stesa particolare per fare questo interattivo in cui pescherò gli arcani maggiori e li disporrò poi insieme ai minori, per cui chiederò alle carte adesso il perché questo tuo primo chakra sta così. Vediamo un po', lo mettiamo qui. Allora, facciamo che le sistemo qua, così che ci possano fare da linee guida, quindi mettiamo questa qui. Poi chiederemo cosa potete fare per riequilibrare il primo chakra. E poi cosa potete fare, e poi quale sarà il risultato finale se applicate il consiglio che vi viene dato. Quindi se ci riuscite a riequilibrarlo nel giro di 3 mesi. Vediamo un po'. Ok. Sistemiamo tutto. Diamo lo spazio, spostiamo la pietruzzola qua. E peschiamo anche gli arcani minori. Questo è il tarocchino milanese, spesso lo utilizzo nei miei interattivi, è comodo, è molto pratico, crudo, essenziale, per cui mi piaceva utilizzarlo per una lettura di questo tipo, perché non si perde nei fronzoli. Vediamo un po', quindi dà proprio le energie così come sono, senza quelli pindarici, e mi piace associarli proprio al primo chakra, perché il primo chakra è molto terra-terra, appunto. Vediamo un po'. Quindi, qual è lo stato del vostro primo chakra? Cosa potete fare per riequilibrarlo? E se ci riuscite, entro 3 mesi. Quindi, qual è il risultato finale? Vediamo insieme. Quindi, perché è così il vostro primo chakra? C'è la papessa e l'otto di bastoni. Troppa testa in questo momento, troppa testa, troppa frenesia. E infatti questa carta del matto me lo conferma. Quindi il vostro primo chakra è così perché in questo momento state lavorando tantissimo con la testa, con la vostra intuizione. Avete concentrato la vostra energia sui chakra un po' più alti, in particolare sul chakra del terzo occhio, quindi il sesto chakra, e il chakra della corona, quindi il settimo. In particolare mi viene proprio l'utilizzo del sesto chakra nella parte frontale, quindi nella parte dell'intuizione, il voler vederci chiaro in determinate situazioni. Gli scombussolamenti che in qualche modo state vivendo fanno in modo che voi non riusciate più ad orientarvi col vostro istinto, ma a cercare invece un approccio un pochino più intuitivo e femminile. Altra cosa che mi viene qui è che probabilmente ci sono così tante cose, che non riuscite più ad andare con lentezza, perché qui il vostro chakra è tarato con la vostra energia per andare pian pianino. E il fatto che non riusciate ad andare pian pianino in questo momento vi sta letteralmente destabilizzando. Nel tentativo di cercare
un perché, di cercare una spiegazione anche a tutto quello che sta succedendo, state riportando l'energia su un piano superiore. Mettiamola qui, voglio farvele vedere tutte. Quindi il vostro chakra sta così per questo motivo. Un esubero di testa, un esubero di intuizione, potreste anche ricevere dei messaggi, canalizzare dei messaggi, ma è proprio legato al fatto che state cercando di tenere il passo con degli eventi che stanno andando troppo di fretta. Vediamo cosa vi consigliano per ripristinarlo. Il sole e il 3 di spade. Allora, è come se vi dicessero che in qualche modo va fatta chiarezza su una sofferenza. Quindi vi chiedono perché stanno succedendo tutte queste cose di fretta, perché questo periodo frenetico, perché tieni la testa così tanto impegnata. È come se vi chiedessero di recuperare, tra l'altro è interessante perché il sole è uscito nel matto, il sole è uscito in questa carta, è come se vi chiedessero di recuperare la spensieratezza ed eventualmente di porre fine ai legami tossici o ai rifiuti energetici che vi state portando dietro, proprio perché ci riflettete troppo. Qui dicono le situazioni vanno vissute di petto, vanno vissute con allegria, con gioia. Bisogna recuperare anche questa gioia, questa spensieratezza, questa allegria, il ritmo naturale a cui sei abituato. Qui dicono bisogna anche fidarsi del destino, bisogna anche capire il perché sono arrivate determinate sofferenze nella vostra vita. Vediamo un po' quindi quale può essere il consiglio. Allontanare e perdonare, questo sicuramente. Lasciare andare delle situazioni, cercare di non avere il controllo. E in effetti il controllo, vedendo il matto, ma vedendo anche questo 3 di spade, io percepisco molto forte qui la ferita del rifiuto ed è il motivo per cui state utilizzando così tanto la testa e vi sentite così destabilizzati con la voglia di scappare, di fuggire, ma anche la ferita del tradimento. Qui c'è bisogno proprio di perdonare, di lasciare andare, di dimenticare le negatività che vi hanno, non di dimenticare, ma di mettere da parte queste negatività, almeno per ora. Vediamo se riuscite a farlo. No, qui dicono c'è bisogno ancora di elaborare dal punto di vista emotivo una perdita o un qualcosa di importante che c'è stata. Qui loro vi dicono il passato difficilmente si ripresenta, siamo noi a desiderare che il passato si ripresenti. E loro qua vi dicono sicuramente la trasformazione è in atto, quindi da qui a 3 mesi qualcosa potrebbe iniziare a cambiare, però c'è bisogno proprio anche di un cambiamento dal punto di vista emotivo. Quindi quando sarete riusciti a lasciare andare, quando sarete riusciti a ripristinare la gioia, a ripristinare, ad accettare il fatto che le cose avvengono e a lasciare andare la ferita del controllo, quindi del tradimento, a capire che non bisogna scappare ma che bisogna restare, che non bisogna vivere le cose in maniera frenetica ma che si può comunque trovare un proprio rallentamento. Allora, quando sarà avvenuta questa trasformazione interiore, dicono, allora il vostro chakra inizierà a ripulirsi, a ripristinarsi. Però c'è bisogno di ritrovare anche la tranquillità dal punto di vista emotivo. Quindi, diciamo, è funzionale anche a un riequilibrio del chakra, del quarto chakra. Vediamo un po' cosa vi consiglia il Moonology. Arrenditi al divino. Come vi dicevo all'inizio, c'è bisogno di arrendersi al divino, abbi fede nei tuoi sogni, quindi abbi fiducia e speranza. In questo momento devi letteralmente lasciarti andare, cercare di non avere il controllo della situazione, per quanto possa essere difficile, perché vedo che qui è un cambiamento importante, vedo una persona che ragiona molto con la testa, però se inizi ad accettare che le cose avvengono e che non deve essere tutto sotto il tuo controllo, riesci a disintossicarti anche da questo stress che stai cercando di accumulare. Qua proprio il messaggio che mi è arrivato è perché ti stai tenendo occupata così tanto a livello di mente, di testa? Bisogna proprio affrontarla questa sofferenza, fare luce su questa sofferenza, entrarci dentro, viverla, patirla e lasciarla andare. E in effetti qui esce l'arcano della morte, proprio l'affrontare questa transizione in maniera consapevole. Variante numero 1, io spero che l'interattivo ti sia piaciuto e che abbia risuonato con te. Ovviamente se non ha risuonato con te, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante. Ciao!
E diamo il benvenuto alla seconda variante con l'ossidiana fiocco di neve. Anzitutto vediamo qual è lo stato del vostro primo chakra attualmente. Quindi una bella forma di radicamento e di attaccamento alla terra, abbastanza equilibrata. E poi vediamo come di solito. L'imperatore è proprio seduto, mi viene fatto notare questo. C'è il rosso, ci sono i colori associati al primo chakra. E in effetti lui tiene in mano due cose d'oro. L'oro fa parte proprio della terra, anche se non è il colore tipicamente associato al primo chakra, però mi fanno notare proprio questo. Il sedersi sui propri istinti, comodamente. Vediamo qual è in generale lo stadio del vostro primo chakra. Quindi questo è lo stadio attuale. Mi è uscito di nuovo il Cavaliere di Denari. Interessante, interessante. Allora, devo dire, per questa variante, piacevolmente posso affermare che le energie sono abbastanza positive, quindi non c'è neanche bisogno di andare ad approfondire con la stesa che ho fatto per la variante precedente, perché qua mi fanno vedere proprio che ora tu sei ancora più radicato rispetto a come eri all'inizio. In genere qua fanno vedere un primo chakra con un'energia, cioè, di partenza equilibrata, tranquilla, il legame con la terra, il legame con il mondo circostante, lo stare con i piedi ben saldi per terra, l'affrontare le cose passo per passo, il soddisfare i propri bisogni materiali, l'ascoltare il proprio organismo, l'assecondarlo, quindi vi va di mangiare una cosa, mangiate quella cosa, vi va di dormire, andate a dormire. Qui vedo proprio un assecondare, un legame, un assecondamento, un legame con il proprio corpo molto positivo. Qui inoltre vedo che in questo preciso momento la vostra energia è ancora più solida, è ancora più posata, è ancora più controllata. Mi viene in mente che per alcuni di voi c'è stato, non dico il superamento, ma proprio l'affrontare della ferita del tradimento qui, perché adesso vi vedo proprio padroni di quelle che sono le vostre energie di base. Volete, ad esempio, uscire, lo fate, vi assecondate, assecondate quelli che sono i vostri bisogni. Quello che vedo adesso è un legame con la terra molto forte, però improntato sul pratico. Qua mi dicono, di base, il vostro primo chakra potrebbe darvi anche un rapporto con la natura, con lo stare all'aperto molto importante. In particolare qui mi dicono con le colline e le montagne, ma in generale quello che mi fanno vedere è che adesso c'è stata questa sorta di maturazione, questo prendere il controllo, questo plasmare, per cui adesso il legame con la terra non è più tanto spirituale, tanto bucolico, quanto proprio più improntato sul adesso soddisferò i miei bisogni dal punto di vista economico, adesso soddisferò i miei bisogni dal punto di vista materiale, non mi mancherà niente. Voglio la collanina? La compro. Quindi vi vedo molto in questa energia. L'unica cosa che mi viene da segnalarvi un pochino è che vedo veramente tante armature, tante corazze. Per cui, anche se lo stadio del vostro primo chakra, tutto sommato, è messo molto bene, quello che vedo è che sembra quasi forse una sorta di imposizione. Quindi lo state facendo perché lo state desiderando. Io vi dico, secondo me potreste trascorrere un po' più di tempo all'aperto, giusto per rimettervi letteralmente a piedi nudi e riassorbire le energie proprio naturali della terra. Questa cosa vi potrebbe innalzare ancora di più, quindi pulire ancora di più il primo chakra, ma io qui vedo proprio un lavoro che è stato fatto, un lavoro continuo, con pazienza, con attenzione. Allora, vediamo un po'. Io, visto che qui il chakra sta bene, non me la sento di approfondire chiedendo altre cose, vi chiedo giusto un consiglio da parte del Moonology, perché il lavoro qui lo state facendo veramente molto bene, variante numero 2, non ha senso chiedere come potete migliorarlo. Evidentemente avete trovato il vostro personalissimo modo di superare anche le ferite, perché come vi dicevo qui c'è anche una ferita del tradimento molto importante che è stata superata. Non vi vedo fuggire. Al più vi vedo un po' controllare, ma poco poco poco, ma controllare voi stessi. E
forse anche per questo che dovete trascorrere un po' di tempo nella natura, per non perdere completamente il contatto con essa, ok? Quindi non vi imponete troppo. State facendo un ottimo lavoro, potete anche rilassarvi, ve lo assicuro, una bellissima lettura. Vediamo un po' cosa vi consiglia il Moonology, variante numero 2. La fortuna è dalla tua parte. Aggiustamenti sono richiesti, per cui forse, come vi dicevo, giusto magari trascorrere un po' più di tempo nella natura, a piedi nudi se possibile, per ripristinare giusto quel tipo di legame lì, perché per il resto è veramente perfetto. Cosa vi consiglia il Moonology? Beh, che state facendo il lavoro correttamente, quindi mi ha, diciamo, riconfermato quello che mi hanno detto le altre due carte. Io, variante numero 2, so che l'intertipo è durato brevissimo e che le carte che ho estratto sono state poche, ma sono così belle che non voglio aggiungerne altre, sarebbe veramente superfluo. Con questo ti saluto e ti aspetto alla prossima lettura. Se non ti sei ritrovato nella lettura, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante. Ciao! E andiamo alla terza ed ultima variante con la cornolina rossa. Quindi vediamo adesso lo stato attuale del tuo primo chakra. Quindi del chakra della radice, ok? E vediamo insieme di capire com'è in genere il tuo primo chakra. Primo chakra è uno per cui farò un'estrazione di un arcano e un arcano, indipendentemente che sia maggiore o minore, e se usciranno delle difficoltà o dei blocchi, estrarrò delle carte con altri tarocchi per vedere insieme come superarle. Anzitutto qui ti dico cornolina rossa. Qua ci sono, c'è sicuramente un bel legame profondo. I bisogni sono soddisfatti, questo non posso dirti di no, però mi sembra che questo primo chakra sia un po' sporco. Quello che vedo è che potrebbe danneggiartelo un pochino una dipendenza emotiva, in questo momento un legame tossico, dei legami tossici, qualcosa che ti vincola in maniera non proprio pulita. Il diavolo, tutto sommato, non è un'energia troppo negativa, quindi non sta male nel primo chakra, devo dire. Perché appunto anche lui è legato alla terra, infatti vedete i colori anche in questo caso sono neri e rossi, sono i colori proprio tipici a livello simbolico della terra. Però quello che vedo è che comunque non è un'energia che tu stai sfruttando al positivo, quindi forse c'è fin troppo legame con la terra. Vediamo com'è di solito il tuo primo chakra, quindi per capire anche perché mi segnalano questa perplessità, vediamo come di solito il tuo primo chakra. Ok, io penso per questa variante che ci sia in questo momento una forma di esasperazione del piacere, un cercare di accontentarvi a tutti i costi, cioè bisogna forse, allora, vediamo un po'. Devo trovare le parole giuste per dire le cose, altrimenti il messaggio viene veicolato male. Qui lo stato generale del vostro primo chakra è quello di cercare di soddisfare i vostri bisogni, quindi lo volete fare. Il nome di coppa è proprio il soddisfare i propri desideri, trovare l'appagamento, trovare la felicità. E in genere vi dico, va in stretta risonanza con il quarto chakra, quindi il chakra del cuore. Per le situazioni lavorative potrebbe anche andare in risonanza col vostro terzo chakra posteriore, quindi col quarto chakra anteriore e col terzo chakra posteriore. In genere voi siete così, quindi sfruttate quelle che sono le vostre passioni, le vostre pulsioni, il vostro benessere per dedicarvi a forme d'arte, per dedicarvi alle relazioni, per dedicarvi agli altri, per trovare il compiacimento dei sensi, l'appagamento dei sensi. Io qui non escludo anche delle persone che siano di buona forchetta generalmente. Cosa vedo però adesso? Come vi dicevo, il diavolo non sta malissimo nel primo chakra, però mi segnala che c'è una sorta di ossessione o di esasperazione dell'energia. Per cui se di solito siete legati coerentemente, adesso capisco anche perché, al quarto chakra e al terzo, quindi all'appagamento anche dal punto di vista delle arti, del lavoro, delle relazioni con gli altri, in questo momento vi vedo un pochino o troppo concentrati o fissati su un qualcosa o ossessionati o potrebbero esserci delle paure che in qualche modo vi stanno limitando, quindi delle credenze o delle paure limitanti.
E c'è proprio questo tentativo proprio di non pensare troppo, di viversi il momento, di abbassare l'energia in maniera conscia o inconscia, variante numero 3. Io vedo anche delle paure qui molto importanti, però per alcuni di voi potrebbe esserci proprio un qualcosa di tossico, perché me lo fanno pensare queste catene che in qualche modo imbrigliano il diavolo. Per questo primo chakra sento abbastanza forte la ferita dell'abbandono, ma non mi sorprende perché l'energia del 9 di coppe, anche se sta tutto sommato bene nel chakra della radice, è pur sempre una carta di coppe, per cui non è difficile scombussolarvi da quel punto di vista, non è difficile sporcare il vostro primo chakra. Cosa vedo a questo punto col diavolo? Potrebbero esserci diversi fastidi, diverse questioni anche psicosomatiche, problemi con la circolazione, problemi con l'evacuazione, con l'intestino, potrebbero esserci problemi di ogni sorta, ma proprio perché c'è questo tentativo disperato del vostro organismo di radicarsi di nuovo, cercando di non creare della codipendenza, codipendenza che invece si sta creando nei confronti di una situazione, di un pensiero o di una persona. Adesso, visto che la carta del diavolo comunque è una carta che segnala delle problematiche, andiamo a vedere insieme come le potete superare. Variante numero 3. Quindi vediamo un po'. Quindi vediamo di pescare una carta sul perché adesso il vostro primo chakra è così, sul cosa potete farlo per riequilibrarlo. E se riuscirete a riequilibrarlo entro 3 mesi. E poi peschiamo anche gli arcani minori. Questa è una stesa che di solito si fa sulla salute, la trovate nel libro di Tenka dedicato ai tarocchi. Vediamo un po'. Quindi perché il primo chakra sta così? Cosa può fare la variante numero 3 per riequilibrarlo? E se ci riuscirà entro 3 mesi. Allora, questo lo metto qui e vediamo insieme cosa ci dicono le carte. Quindi, perché effettivamente è così? C'è l'arcano della torre. Allora, ragazzi, ragazzi, qua vi dico, secondo me c'è stato un evento, un crollo o qualcosa di difficile che è avvenuto all'improvviso ed è stato proprio un fulmine a ciel sereno per alcuni di voi. Vi è mancato proprio il fiato, il sospiro, potrebbe essere stata una chiusura, potrebbe essere stato un qualcosa proprio di improvviso. Per alcuni di voi potrebbe essere anche che a seguito di questa chiusura, di questo fallimento che c'è stato nella vostra vita, abbiate iniziato a provare rabbia, risentimento, delle sensazioni, diciamo, di aggressività anche, che non sono proprio tipiche del vostro primo chakra, che invece, avendo un'energia di base molto acquosa, è un pochino più improntato ai piaceri, sì, ma in maniera giocosa, ecco. Quello che vedo qui è, diciamo, una punizione che sentite esservi arrivata in qualche modo. Per cui non escludo anche qui una ferita dell'umiliazione che in qualche modo sta emergendo molto importante. Qui c'è l'asso di denari. L'asso di denari mi indica delle opportunità, quindi o vi è arrivata all'improvviso un'opportunità dopo un momento di difficoltà e quindi in questo momento state cercando, siete gasatissimi, volete darci dentro, quindi potrebbe essere anche la motivazione per cui mi è uscito questo arcano del diavolo, quindi questo legame molto forte con la terra, perché è quello che volevate, oppure potrebbe indicarmi anche un'attività sessuale, importante in questo periodo, però senza delle fondamenta solide. Voi siete diversi, cercate di capire quale potrebbe essere la motivazione che più risuona con voi. Quindi
Quindi cosa potete fare in questo momento? L'eremita e il cavaliere di spade. Allora, in questo momento c'è bisogno di razionalizzare. Il cavaliere di spade è venuto al contrario, quindi in questa lettura vi dico c'è bisogno proprio di bloccare l'aggressività, c'è bisogno un attimo di bloccare gli istinti, c'è bisogno di pazientare. Allora, le occasioni non vi mancheranno, ok? Per sistemare la situazione, per migliorare il vostro benessere, però al di là di tutto è singolare che sia uscito proprio l'eremita. Quindi guardarvi indietro, cercare di capire, indagare, scoprire il perché c'è stato questo arcano della torre, che è un arcano appunto di distruzione consapevole, perché fin dall'inizio si sa quando si costruisce la torre, quindi quando emerge l'arcano della torre, che si sta facendo un qualcosa che non va bene. Quindi qui l'eremita vi chiede proprio di fare chiarezza. Fermatevi, fate un respiro profondo e iniziate a indagare sul perché sta succedendo questo determinato crollo. Quindi sul perché voi vi sentite così, sul perché vi sentite instabili, sul perché vi sentite umiliati, sul perché vi sentite dipendenti, sul perché vi sentite rifiutati. Quindi cercate di analizzare queste sofferenze qui, perché sono la motivazione per cui poi si creano questi rapporti di ossessione e codipendenza tipici del diavolo, ma anche questo radicamento così forte. Io qui vedo anche che c'è un attaccamento molto importante al materiale, quindi alle questioni pratiche. E invece qui è come se per ripulire queste energie dobbiate un attimo spostare l'energia sul mentale. È strano perché di solito succede il viceversa, quindi che c'è molta energia mentale e bisogna spostarla verso i piani bassi. Invece in questo caso c'è troppa energia in basso e va spostata verso l'alto, un'energia che vi sta in qualche modo disturbando. Quindi qui c'è bisogno di indagare. La carta dell'eremita è anche la carta dell'isolamento, quindi allontanatevi se ci sono delle persone tossiche, se ci sono dei rapporti di codipendenza. Qua vi dicono meglio la solitudine. Il cavaliere di spade vi chiede anche di non svendervi, di fare attenzione a quelli che sono i piaceri a cui state andando incontro. Perché sì, va bene essere, avere l'archetipo, del numero 5, quindi di chi cerca i propri piaceri, ma non va bene essere dei girovaghi, perché qui è come se queste energie in negativo vi stiano facendo attirare delle situazioni poco stabili, delle persone poco stabili, delle persone losche. Vediamo un po' se riuscirete a ripristinare l'energia entro 3 mesi. Assolutamente sì. Quindi questo è un momento passeggero. Qui vedo proprio un impegno, un radicamento, iniziare proprio a murarsi, a non lasciare entrare più determinate situazioni e determinate persone. Però vi dico anche che se qui c'è stato una qualche problematica di tipo economico, la situazione economica e lavorativa potrebbe sistemarsi e di conseguenza potreste ripristinare l'energia pulita del vostro primo chakra. Perché in qualche modo qua io sento un forte legame appunto con la materia, come vi dicevo subito, c'è cioè, troppo, troppo. E quindi in qualche modo un riassestarvi, un riassestamento. Tra l'altro, interessante è che sono usciti il 4 e il 4. Quindi, come previsione, vi dico: non solo ci riuscite entro 3 mesi, ma riuscite anche a mantenere questo stato ancora per un po', come indagando, investendo, allontanandovi da determinate situazioni che in questo momento sono conflittuali per voi e vi fanno solo male. Variante numero 3, io spero che l'interattivo ti sia piaciuto. Se ti sei ritrovata, lasciaci un like. Se non ti sei ritrovato, torna all'inizio del video e scegli un'altra variante. Ciao!